L'Istituto Tecnico Industriale Enrico Medi di San Giorgio a Cremano diventa ancora più grande. Il sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, ha inaugurato questa mattina, infatti, il nuovo edificio realizzato dall'ente di Piazza Matteotti attraverso l'abbattimento e la ricostruzione di un capannone in disuso da diversi anni, presente nell'area del complesso scolastico in via Bon Giovanni, accanto alla sede principale. 12 nuove aule con servizi annessi anche per diversamente abili, per un'utenza scolastica di 250 studenti, oltre a un locale di vigilanza. Adeguati gli spazi esterni come cerniera di collegamento tra il nuovo modulo e il resto della struttura e creata una piccola piazza pedonale accessibile anche da mezzi di emergenza. Per unire anche fisicamente i due edifici è stato realizzato un percorso pedonale coperto. Qua è stato riqualificata una parte di un plesso così grande che ho visitato e ho apprezzato la competenza, la professionalità, la dedizione e la passione con cui si lavora. Noi abbiamo dato un ulteriore contributo, ma c'è ancora da fare. Non ci fermiamo qua. Sulle scuole c'è da fare tanto, abbiamo fatto tantissimo, si è fatto qualcosa e mai era stato fatto per le scuole, 400 milioni di euro per le scuole della città metropolitana, sono 300 edifici, ma si deve continuare sperando che anche i governi nazionali prima o poi si accorgano che la messa in sicurezza dell'Italia deve essere una priorità e non solo parole al vento. L'edificio realizzato presenta soluzioni innovative in ordine agli impianti e al contenimento energetico, riscaldamento radiante a pavimento nelle aule con termoconvettori negli spazi comuni che presentano un sistema di pavimento galleggiante con ubicazione degli impianti al di sotto di esso per una manutenzione più semplice, infissi con triplo vetro e doppia camera d'aria. L'immobile è conforme alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e alla normativa di prevenzione incendi per immobili scolastici. Un'opera costata 1.700.000 euro dall'insediamento del sindaco De Magistris in città metropolitana, quindi dal 1 gennaio del 2015 ad oggi, c'è stata una riduzione pari al 32% dei fitti passivi. Da 13 milioni e mezzo di pagamento dei canoni annui arriviamo alla fine di quest'anno al di sotto dei 9 milioni di euro, quindi un risparmio consistente dovuto soprattutto alla costruzione di nuovi edifici scolastici e all'efficientamento degli edifici scolastici esistenti. La città metropolitana ha investito in maniera forte in questo intervento, ovviamente si sono resi disponibili, come già stanno facendo, a intervenire anche in altri luoghi dell'istituto per migliorarlo e renderlo sempre più fruibile e sicuro per i ragazzi. È un istituto che è un punto importante nel nostro territorio di formazione e oggi ha delle aule in più per poter far sì che i giovani nel nostro territorio possano crescere e diventare quella nuova classe dirigente del futuro. La città metropolitana ha deciso di effettuare l'intervento per far fronte all'aumento esponenziale della popolazione scolastica che il Medi ha fatto registrare in questi ultimi anni, passando dai 700 alunni del 2006 agli oltre 1700 attuali, cui si aggiungono i quasi 300 che frequentano i corsi serali. Con queste nuove aule tutti gli studenti avranno spazi adeguati e funzionali per seguire le lezioni, oltre a laboratori attrezzati per le varie discipline. È una scuola importante che insiste su un territorio variegato, ma che comunque ha tantissimi ragazzi che riescono ad entrare bene nel mondo del lavoro e anche all'università. E poi a fianco abbiamo altri ping pong, gli attrezzi. Città metropolitana ha fatto un lavoro egregio proprio perché i ragazzi possono sapere che questa è la loro casa e quindi possono godere anche di queste aule belle.